Il discorso che mi interessava è proprio, era approfondire di più nella nostra esperienza italiana cosa ha voluto dire la rabbia. Personalmente io penso che gli italiani sono diventati un popolo rabbioso soltanto negli ultimi tempi e sono ancora sorpresa di come a un certo punto, negli ultimi anni della mia vita, vedo la gente rabbiosa, in questo senso proprio rabbiosa, cioè tutte le delusioni individuali, ma individualistiche, poi a un certo punto si uniscono in una rabbia collettiva che però le persone non sono unite tra di loro da Esatto. questa rabbia, mentre fino adesso la rivolta era tutti insieme contro qualcosa che ci opprime. Quindi io trovo questa Io sono ultima fase della d'accordo. società Sono veramente d'accordo. cambiata, ma anche nella vita quotidiana. La solidarietà è rimasta in tanti gruppetti che lavorano tantissimo, benissimo, anche quelli politici. Ci sono rimaste delle solidarietà che sono assistenziali. 600.000 persone in Italia fanno lavoro di volontariato, di assistenza, sono tanti. Però queste persone sono indignate, non sono arrabbiate. Sono quasi tutte per... Io lo stesso, io se dovessi dire se sono arrabbiata, direi che sono delusa, sono molto indignata per quello che succede agli altri, perché a me personalmente succede ben poco. Secondo me questo discorso della rabbia mi ha proprio interessato. Effettivamente, se si approfondisce un discorso di questo tipo, però facendo anche un discorso sociologico e storico, probabilmente viene fuori un pochino più di comprensione di quello che ci sta capitando. Così, secondo me, io sono curiosissima, vorrei che ci fossero più persone che fanno un lavoro collettivo per capire cosa succede. Sono cimentata in una campagna elettorale proprio recentissima. Ho dedicato gli ultimi mesi della mia vita proprio ad ascoltare sui tram, cioè insomma da sola o in gruppo abbiamo veramente cercato, è stato da questo punto di vista molto, molto interessante. E ad esempio ci è capitato più volte nella percorrere la linea 4 da Falchera a Mirafiori Sud di incontrare rabbia. Ma tantissima rabbia e poi però la rabbia sedendosi e chiacchierando e parlando si tramutava quasi sempre o in lacrime o comunque fondamentalmente in una richiesta di aiuto poi, no? Cioè alla fine le persone fondamentalmente si sentono sole, abbandonate. E questo vale probabilmente per chi poi manifesta in piazza, le persone scendono in piazza con i no vax, no, no, qualunque no. Perché nel no, in qualche modo trovano l'espressione della loro rabbia, che è il senso d'abbandono. Cioè, penso che questo sia un po' il tema, con cui ci stiamo confrontando. Cioè, le persone non sono arrabbiate perché gli fa piacere essere arrabbiate o perché sono diventate più cattive. E semplicemente, appunto, sono sole. Che è un po' quello che dicevi tu, cioè. Ci sono tante realtà di associazioni, mondo terzo settore, volontariato, eccetera, però sono come anche lì delle monadi, cioè e non in rete. Quindi paradossalmente anche questi mondi, diciamo, dove si cerca di trovare un senso, non si parlano tra di loro. L'esigenza di bene, l'esigenza di senso resta secondo me un'esigenza, la vera esigenza. Quindi io penso che proprio sia questo il grosso tema con cui ci confrontiamo e sia veramente un po' una svolta epocale, cioè ritrovare un percorso collettivo di senso. Sicuramente i partiti novecenteschi hanno fatto il loro tempo. C'è qualche cosa che può stare a metà strada, la domanda è tra il partito novecentesco e il movimento, punto di domanda. Io penso che siamo un po' anche alla ricerca di questa, quando si parla anche un po' di innovazione politica, sia anche un percorso che si sta costruendo. È Quello nuovo che da è un costruire. nuovo da costruire, che non esiste, è una terza via, ma perché ovviamente la politica esprime la società. La società è una società profondamente trasformata perché dal Novecento, società che ruotava intorno all'industria, no? Siamo passati ad una società che ruota intorno invece a
al web, e quindi bisognerà immaginare anche una forma di rappresentazione collettiva di una società che sta trasformandosi, ma che deve comunque dare, secondo me, delle risposte al nostro essere e restare comunque profondamente umani. Quindi come si ricostruisce un legame sociale oggi? Per fare una domanda semplice. Credo che appunto interrogarsi sul legame sociale significhi comunque interrogarsi su una concezione, diciamo, della cittadinanza. Io non sono un grande fan appunto della categoria dell'umano in generale, che insomma filosoficamente mi puzza un po' di essenzialismo, no? Però ecco, sicuramente ripensare anche solo la categoria della cittadinanza a tutto tondo, no? Parlare di legame sociale significa anche parlare di come le persone si sentono, no? Il fatto che si sentano sole piuttosto che si sentano isolate, magari siano in qualche modo confinate in piccole realtà anche virtuose, ma che poi non percepiscono il loro rapporto con gli altri. E quindi andare a indagare anche quella dimensione dei loro orizzonti di senso, no? Si diceva adesso, che poi è una dimensione, mi verrebbe da dire, costitutivamente politica. Il discorso che provavo a fare prima sull'ideologia intesa anche come formazione di identità collettiva, come un investimento anche emotivo in un orizzonte di senso che non è appunto soltanto individuale, ma anzi è costitutivamente sovraindividuale. Quindi credo che questo passi, ecco, da una anche riconsiderazione di tutta un aspetto anche molto emotivo, ma per certi versi anche fisico, del fare politica, no? Imparare ad abitare gli stessi spazi con persone diverse, no? Con persone che camminano con dei passi diversi, con persone che hanno diversi toni della voce, piuttosto che si esprimono con dei linguaggi che non sono gli stessi, non sono immediatamente comprensibili gli uni agli altri, hanno bisogno di uno sforzo di traduzione. E queste sono tutte dimensioni della politica che oggi appunto noi tendiamo un po' a mettere tra parentesi, no? Perché ci diciamo appunto un certo coinvolgimento anche emotivo della politica è ipso facto reazionario, conservatore, ci rimanda a quelle, appunto, ad una visione irrazionale, no? In qualche modo, della politica. Invece d'altro canto una visione più così di un progressismo razionale e rispettabile è qualcosa di assolutamente freddo, di poco comprensivo dell'esperienza particolare delle persone. Vero che poi sicuramente di fronte anche al bisogno di un orizzonte anche di collettività, un orizzonte di identità, se mancano alternative che siano più o meno progressiste o radicali, e poi c'è, diciamo, un monopolio dell'offerta politica, diciamo, da parte di posizioni più reazionarie. Penso comunque che la nostra sia una congiuntura con le sue problematiche, anche con le sue risorse, no? Al tempo stesso. Credo che non sia soltanto una congiuntura distopica, no? Che ci condanni comunque a un futuro necessariamente distopico. Sicuramente appunto il libro si chiude anche parlando del cambiamento climatico, uno dei classici fenomeni dove, insomma, il tempo a nostra disposizione anche per intervenire con delle soluzioni democratiche ed egualitarie è molto breve, quindi sono dei discorsi che dobbiamo riproporre con una certa urgenza, mi verrebbe da dire con una radicalità crescente, su cui provare a rimobilitare anche delle identità collettive in senso forte, no? Ricreare per esempio una cosa che in Italia sembra impossibile, ma che, insomma, penso anche una chiacchierata come quella di stasera invece dimostri che è pensabile, cioè anche un discorso politico, un patto politico intergenerazionale, cioè idee anche di radicalità politica che non siano delle idee né giovanilistiche né, diciamo, nostalgiche, no? Ma che siano in grado di parlare a persone di età diversa, con appunto dei background diversi, ma facendo leva anche su delle esigenze che poi sono comuni, no? Potremmo dire un'esigenza comune che giovani e vecchi abbiamo bisogno di capire che cosa sta succedendo. Esatto, mi pare che, insomma, anche un po' tutte le riflessioni che stiamo facendo vadano anche in direzione di riconsiderare la politica anche per quello che è il suo aspetto appunto di creazione di senso, di creazione di identità, di senso di comunità, no? E appunto quella dimensione della cura di sé che poi è anche cura degli altri, cioè qualche cosa che ha una dimensione anche emotiva, affettiva, che non è eliminabile, no? Che il problema è che gli uomini si muovono sulla base di interesse, è proprio una cosa inevitabile. Allora, quello in cui è riuscito il sistema capitalistico, ma
non è detto che abbia avuto un progetto, comunque lo sbocco a cui è arrivato è questo, di rendere quelli che erano delle masse, magari masse differenziate, a tanti individui con interessi differenti uno dall'altro. Ma basta guardare nelle fabbriche. L'unità delle persone che lottano è data quando scoprono che hanno un interesse comune, altrimenti non è che si muovono. Allora, nelle fabbriche adesso, in qualunque reparto, non c'è un operaio che abbia un interesse uguale a quello dell'operaio vicino a lui, perché addirittura hanno i contratti di lavoro diversi. Cioè, sono riusciti a parzializzare proprio il lavoro che una volta era una condizione comune per cui ti univi e combattevi per un obiettivo che avevi in comune. Adesso la frammentazione sociale è pazzesca. Sì, adesso ci hanno convinto che l'individualità, l'estrema individualità è la condizione con cui viviamo le nostre soggettività. Ci hanno convinto che la forma di soggettività principale è questo vivere da in chiave del tutto solipsistica, quella individualità, sapendo che ogni cosa che facciamo in realtà è interconnessa. Cioè, questo è il paradosso che viviamo oggi. La ricchezza che noi produciamo oggi, qualunque, anche questa, dipende da un'interconnessione, da un'intelligenza interconnessa, e ognuno di noi si vive isolato. Sì, sì. No? Il legame sociale è riappropriarci di questo. Costruire rete, anche facendo anche una riflessione più interessante sulle nuove tecnologie. Cioè, una volta appunto tu citavi la fabbrica, dentro la fabbrica c'era una forma di solidarietà, forse solo la catena di montaggio, come dire, c'era ancora una socialità interna alla fabbrica legata alla tecnologia. Oggi sono tutti scollegati, dispersi, quindi il problema è come metterci in rete utilizzando quello che il capitale usa per disgregare, per isolarci, per tenerci nella nostra solitudine davanti allo schermo, come invece in alternativa utilizzarlo per creare rete, per solidarietà. Questo mi sembra un problema. Sì, diciamo, una volta il marxismo diceva che il lavoratore era espropriato del suo lavoro. Ora, di cosa siamo stati espropriati?